E ciao ragazzi e ragazze mie. Allora, come va? Volevo farvi questo video per farvi sentire che ci sono e che possiamo fare delle video lezioni. Io ne sto preparando alcune, questa è la prima. E queste lezioni le possiamo fare andare nella direzione della musica e nella direzione del pianoforte. Allora, per prima cosa vi chiedo di essere proprio insieme a me e ci daremo un appuntamento per essere virtualmente insieme. E così io seguo il video qui e voi lo seguite da casa e faremo degli esercizi proprio seguendo quello che vi indicherò io. Allora, prima di tutto, la domanda iniziale, come state? E prima di rispondere, in qualunque modo, ma vi dirò adesso come, vi chiedo di fare un bellissimo respiro profondo, proprio come quando noi ci mettiamo insieme, prima di suonare. E allora vi chiedo di chiudere anche un attimo gli occhi e fare un primo bellissimo respiro. E poi un altro. E poi un altro ancora. Il respiro è la cosa più importante in questo momento. Pensate per quanti è importante. È importante per chi non sta bene, per chi è attaccato ad un respiratore per cercare di star bene. Per i medici che li azionano, è importante per tutti noi perché stiamo un po' col fiato sospeso. E allora respirare è davvero l'azione che ci fa, come dire, stare un po', più a nostro agio, ci fa oliare le parti del nostro corpo. E nel fare questo, io vi chiedo, in questo bel respiro che faremo, di scrivere come state e in queste giornate cosa c'è di positivo che avete trascorso, che state trascorrendo e cosa c'è magari qualche cosa che non vi piace, che non vi ha fatto stare proprio bene, del tutto bene. E poi un'altra cosa, la più importante, quella di scrivere i piccoli passi che intendete fare una volta che questa situazione sarà conclusa, sarà finita, avremo debellato questo brutto mostriciattolo. E la cosa che vi chiedo di fare è di fare un elenco di cose, di azioni, una specie di piccolo progetto per i giorni in cui usciremo da casa, potremo stare insieme, potremo riprendere le nostre lezioni, poter suonare, poter fare altro. E quindi vi chiedo di fare dei piccoli passi, di questo. Dopodiché vi chiedo anche di fare una foto alla vostra, al vostro scritto a mano e di inviarmela. Me la potete inviare via mail oppure via WhatsApp. Adesso passiamo alla nostra cosa che ci riguarda direttamente, la lezione di musica. Abbiamo cominciato a fare qualcosa che qualcuno sa fare meglio, qualcuno non sa fare bene, ma sicuramente tutti abbiamo imparato a conoscere la canzone dei Beatles Obladi Oblada. Allora, proprio a partire da questa canzone, noi scopriamo intanto il testo. Il testo di questa canzone, pensate un po', è un progetto di vita che hanno due ragazzi, Desmond e Molly.
e dice, lei fa la cantante e lui ha un negozio e vogliono un negozio al mercato e vogliono stare insieme, vogliono riuscire a fare dei progetti insieme per il futuro. E allora fanno queste piccole azioni. Desmond prende il tram per recarsi a comprare un bel regalo a Molly. Molly invece cerca di fare col suo canto quello che lei sa far meglio e via di seguito. Bene. Quindi questi nostri progetti facciamoli entrare dentro le parti della musica. La parte che scopriamo, che è quella della melodia, ci dà modo di studiare meglio, di capire meglio le cellule ritmiche, diciamo, un po' più nuove. Allora io vi dico e vi chiedo e vi lascerò, come dire, un attimo di tempo per farlo. Quali sono le figure ritmiche che ci sono dentro la parte melodica? E allora, questo è il metronomo che ci fa la pulsazione e io ci batterò il ritmo di obladi oblada. E quindi è ta 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 ta
primo pezzetto della melodia, della strofa. In questo ritmo, quali cellule ritmiche abbiamo riconosciuto? Noi le conosciamo già? Se il metronomo fa la pulsazione, sto facendo come il metronomo, quindi la semi minima. Adesso invece ci metto le figurazioni ritmiche di obla di obla da. In ogni colpo quanti suoni ci sono? Tatta, 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 tatta. In ogni colpo ce ne sono due, ma per starcene due ognuna di queste deve essere più piccola. Allora, per esercitarci su questo, noi prendiamo il nostro bel libro Ritmo in Mix. Vi mostro dove, la pagina 60, esattamente l'esercizio numero 1, poi faremo il 2, il 3, il 4 e poi questi ve li invio anche. Allora, proviamo insieme, io metto il metronomo, è un po' più lento di come l'ho messo, perché in questo primo esercizio ci sono esattamente queste figurazioni ritmiche, che sono, come vedete, le due crome, ta 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 ta, poi ce n'è un'altra che invece è più lunga e poi di nuovo ta 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 e di nuovo un'altra lunga e così via. E allora proviamo insieme ad eseguire questo ritmo con il metronomo che batte questo tempo. Sentiamolo. Questo è il metronomo. La pulsazione, la semiminima, abbiamo detto che ce ne devono stare due ogni pulsazione. Quindi come viene l'esercizio numero 1? Facciamolo insieme con la mano sul tavolo. Torniamo indietro.
andiamo al numero 2. Ok, benissimo, facilissimo, noi questo lo sappiamo fare. E allora, adesso vi chiedo, esercizio numero 2 insieme a me, mentre io sono qui, voi con la matitina dividete in battute questo esercizio, queste due righe, la parte sopra e la parte sotto. Tempo 3/4, quindi ci sono pulsazioni, lo faccio vedere qui, questo esercizio numero 2, ci sono pulsazioni di 1, poi ci sono figure che invece durano un po' di più, queste le abbiamo già conosciute, la minima si chiama, che dura 2 pulsazioni, un suono con 2 pulsazioni. E poi qui ci sono le nostre figurette doppie che si chiamano crome, appunto, quelle di obladi oblada. E allora vi lascio un tempo per dividere in battute l'esercizio. Mentre voi state dividendo in battute, io vi dico che ci sono anche delle pause ed è la pausa della semiminima e ci sono anche dei piccoli segni di espressione. Io spero che abbiate finito. Se non avete completato, non fa niente, potete poi completare dopo. Per il momento procediamo, andiamo avanti perché non possiamo tenere il tempo per sempre una stessa cosa. Adesso guardate l'esercizio numero 3, esattamente questo qui, questo numero 3. Numero 3, vedete? Ok. Allora io eseguirò una battuta di queste e provate voi ad indovinare quale battuta ho eseguito e ovviamente lo scrivete sul libro e poi me lo direte, me lo comunicherete. Vado io. La ripeto. Ok, adesso proviamo a fare una cosa, un esperimento. Proviamo ad eseguire due eseguiranno la parte dove c'è scritto dell'esercizio numero 4 la voce tic, altri due eseguiranno la voce tac, altri due seguiranno la voce toc. E allora facciamo che Gaia Cannatella insieme a Greta eseguiranno la parte della voce tic, facendo la tastiera un suono a piacere con la mano destra e un suono con la mano sinistra. Un suono a piacere ma non completamente a piacere tra questi tre che vi dico io, il Do, il Mi o il Sol. Quindi Greta e Gaia. La parte tac, cioè la seconda voce, la eseguiranno Francesco e Gaia Mangano. Ok? La parte della terza voce, la eseguiranno Gabriele e Anna Laura. Ok? Allora adesso io vi metto il metronomo e voi
Al mio via, attenzione, pronti, ricordiamoci quindi chi deve fare uno, chi deve fare l'altro. Lo faremo tutti con un modo però diverso. Chi ha la prima voce lo farà battendo una matita sul tavolo. Chi ha la seconda voce lo farà battendo la mano sul tavolo. E chi ha la terza? Le due matite, due matite, due penne insieme. Io farò la pulsazione. Anzi, ancora meglio, vi metto il metronomo che la esegue. Pronti? Ci siamo? Ecco, lasciamolo scorrere. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Questo è il tempo. Prendetelo un po', 4 quarti di tempo. 1, 2, 3, 4. Pronti, via! Ok, è finito. Vogliamo riprovarci per sicurezza? Pronti, via. 1, 3 e 4. 1, 2, 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 3 e stop. Benissimo. Ok, abbiamo fatto questa parte ritmica. Adesso invece vi chiedo di prendere quello spartito che ho caricato e di vedere che cos'è, com'è. Lo spartito è il can-can, cioè una canzone che cercheremo di fare insieme. Allora, io vi chiedo di prenderlo un attimo insieme a me. Ecco, eccolo qua. Can can. Allora, ci sono le note scritte. E poi ci sono anche delle piccole sigle, sono delle sigle, delle parolette, do, sol, do, che sono le note che ci serviranno per l'accompagnamento. Allora, intanto facciamo lettura delle note di questo can can. Ok? Parto con il metronomo e proviamo a leggere le note di questo can can. Lo mettiamo poco poco più lento ancora rispetto a prima e vediamo un po'. Ci siamo? Siamo pronti? Attenzione, la prima dura 2, le altre sono crome ta 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 ta. Quindi con le note ce le avete scritte in questo momento, quindi è facile. Prima lezione, facile. Ok. Ci siamo. E io vi lascerò il tempo di leggere questo primo rigo a voce alta per voi quando darò il via. Quindi il tempo stavolta qui è 2 quarti, quindi 1, 2, 1, 2, pronti, via. 1, 2, seconda battuta. Il nome delle note ci sono già scritte.
Ok, l'ultimo rigo. Stop. Benissimo, abbiamo letto le note, possibilmente col ritmo giusto. Lo faccio io per esercizio, per farvi comprendere come dovrebbe venire, ma spero che voi l'abbiate fatto bene. Ed è Do, O, Re, Fa, Mi, Re, Sol, 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 La, Mi, Fa, eccetera, eccetera. Un piccolo esempio. Bene, quello che io vi chiedo di fare è usate la mano destra per eseguire queste note. E la mano sinistra poi, prima imparatela per bene la canzone, e poi la mano sinistra usando queste sigle. Quindi, prima studieremo la mano destra, tutta questa qui, per come vi viene. Molto semplice, non è difficile, voi sapete fare cose ben più difficili. Poi, con queste sigle usiamo la mano sinistra. E nella mano sinistra proveremo a cantarci su. Ok? Ma che cos'è questo brano? Lo scopriremo alla prossima lezione. Quindi intanto, un bacio grosso e provate proprio a fare questi esercizi. Pagina 60, ritmo e mix. Numero 1, 2, 3, 4 e poi il can can. Se volete scoprire com'è, cominciate ad ascoltarlo perché poi la prossima lezione sarà di lavoro su questo brano. Ciao a tutti e mandatemi la lettera, mi raccomando. Fotografia attraverso i genitori, mi inviate questa letterina. E magari le vostre esecuzioni di questo esercizio numero 4. Ok? Lo eseguite e mi mandate le vostre esecuzioni con il tempo che io ho fatto in questo video col metronomo che c'era per l'esercizio numero 4. Ritornate indietro e lo potete vedere. Ciao a tutti! Mi raccomando, ce la possiamo fare!